quelle che sono, diciamo, le iniziative che l'assessorato sta muovendo per questo tipo di problema, però questo tipo di problema. Poi noi come Lega Ambiente, diciamo, abbiamo una specie di cruccio che abbiamo, diciamo, diverse vertenze su quelle che sono importanti infrastrutture che sono programmate nella regione Emilia Romagna, alcune, diciamo, anche già avanti come iter di programmazione. Mi riferisco, perché siamo a Modena, alla Pretella Campobraiano-Sassuolo, che investe direttamente il comune di Modena, ma anche la Cispadana, che invece investe la parte nord della pianura. Tra l'altro, e questo è un appunto anche al documento preliminare che ha scritto l'assessore Giacobazzi, queste due infrastrutture si trovano anche scritte sul documento preliminare, diciamo, del nuovo PSC. Quindi, ecco, siccome noi vogliamo fare, si parla di consumo di suolo, e queste infrastrutture avranno un impatto abbastanza pesante su quella che è l'agricoltura della nostra provincia, una riflessione anche su questo dato alla luce, diciamo, delle preoccupazioni che esprimevamo prima sulla perdita di qualità alimentare. Con Francesco Ferrante poi invece dopo riprendiamo il tema anche su quello che è stata l'esperienza in Senato, la sua esperienza particolare e delle iniziative che sono state promosse. Sì, intanto anche da parte mia grazie per l'invito e per il confronto che anch'io auspico continui nel tempo, ma d'altra parte a volte ci parliamo dai giornali, ma è bene parlarsi anche direttamente di persona. Ma insomma, la Regione Emilia Romagna ha fatto una scelta, poi questa scelta dimostra che siamo nel pieno di un tema nel quale non basta affermare il principio e addirittura inserirlo in norme vincolanti per tutti quelli che lavorano, ma questo non è sufficiente, occorre governare i processi. Regione molto pianificata, dove la stratificazione delle pianificazioni negli anni ha raggiunto anche livelli importanti, il dibattito urbanistico che in Emilia Romagna ha avuto anche momenti di punte di alta qualità, il risultato però non corrisponde evidentemente a tutto ciò che culturalmente e anche politicamente è stato poi gestito e governato negli anni. Di questo prendono atto una serie di strumenti di pianificazione a livello regionale, a partire dal piano territoriale regionale che definisce le strategie, gli indirizzi, gli obiettivi di fondo che la Regione Emilia Romagna si pone nei prossimi anni, e nella filiera di relazione fra strumenti, diciamo così, di indirizzo fino ad arrivare agli strumenti operativi, come dire, io intravedo una coerenza, mi pare anche che la lettura che viene fatta, tutto sommato, con alcuni distinguo di merito, ad esempio il piano regionale integrato dei trasporti, quello precedente a quello attualmente in fase di elaborazione, indicava una serie di obiettivi anche infrastrutturali che venivano messi in relazione ad una strategia anche di governo del territorio, non solo strettamente connessa alla realizzazione di infrastrutture. Noi ci siamo lanciati da soli una sfida al momento in cui è stata elaborata la legge 20 e anche la modifica che ne è stata prodotta con la legge 6, e ci siamo posti l'obiettivo di invertire una tendenza e accompagnare il processo, diciamo così, nella direzione, non dico opposta, ma certamente più virtuosa. La generazione di pianificazioni provinciali che è scaturita dalla legge 20 e che ha iniziato a produrre qualche effetto è il prodotto di quel dibattito e di quella elaborazione. Sia chiaro, io sto, come dire, autodenunciando ancora le contraddizioni che ci sono all'interno, potremmo sintetizzarla così, insomma, del famoso rapporto fra teoria e prassi. No? Praticamente affermiamo dei principi, pragmaticamente poi questi fanno i conti con delle dinamiche complicate.
La prima di queste dinamiche, o meglio, il primo dei problemi che abbiamo è che siamo collocati come regione Emilia-Romagna in un sistema paese, e in un sistema paese normativamente parlando. Allora, non possiamo non considerare il fatto che amministrazioni comunali, anche le più virtuose, anche i sindaci o gli amministratori più in buona fede di tutto questo paese, hanno dovuto fare i conti con oneri di urbanizzazione che sono serviti e sono stati utilizzati per generazioni di amministrazioni per governare dei processi e gestire lo stato sociale, le politiche di sviluppo, le risposte da dare in termini di servizi, di dotazioni e così via. Questa contraddizione, che è palese, che voi conoscete, che voi denunciate insieme a noi, sono stati e continuano ad essere per molti versi, almeno come effetto di trascinamento, uno degli elementi principali. La mancanza di una legislazione forte, robusta a livello nazionale sul regime di suoli e su, diciamo così, un contenimento e una gestione diversa della rendita fondiaria è stato in questo paese uno degli elementi fondamentali, uno dei motori principali di spinta di quei processi. Il fatto che in Italia la proprietà dell'abitazione sia un bene assoluto rispetto ad altri paesi europei, dove diciamo così, la percentuale statistica di proprietà individuale è decisamente molto più bassa a favore di un utilizzo molto più razionale, molto più garantito del mercato dell'affitto, basta abbassare in Francia per non andare in altri luoghi. Cioè, questi elementi sono stati elementi di spinta, che hanno messo assieme spinta individuale, cittadini, nazioni, comunità, sistema di imprese, eccetera, insieme alla spinta, o meglio, alla difficoltà di costruire un argine da parte dell'amministrazione pubblica. Allora, noi con questo scenario facciamo i conti, con uno scenario quindi complicato che avrebbe bisogno di acquisire di volta in volta una legislazione nazionale di riferimento più equilibrata e che fornisca alle amministrazioni locali altre fonti d'entrata che non quelle del consumo del territorio, perché oggi per decenni le amministrazioni hanno gestito i loro bilanci utilizzando la risorsa territoriale come una risorsa finanziaria. La dico con lo slogan, ovviamente, no? C'è tutto dentro un ragionamento, però è evidente che quando parliamo di spinte sulle quali devi produrre un governo della domanda e della spinta, ti trovi a fare i conti con questi elementi. Allora, per dire come la stiamo approcciando adesso, due piste di lavoro. La prima è la conoscenza. Avete detto oggi, anche le presentazioni che ho sentito sono assolutamente interessanti. È chiaro che occorre stabilire quali sono i codici interpretativi condivisi, in modo tale che facciamo i ragionamenti, no, in modo coordinato, unico, confrontabile, eccetera, e questo mi sembra assolutamente utile per tutti, al di là di come la possiamo pensare e i punti di vista. Sotto questo profilo, lo dico non solo in termini teorici, come Regione Emilia-Romagna siamo impegnati a fornire tutti gli strumenti, gli elementi utili a fare un passo avanti su questo terreno, in modo tale che i dati che ognuno poi analizza e valuta secondo la propria opinione siano quantomeno riconosciuti e riconoscibili. Esiste l'osservatorio, c'è il lavoro in atto da parte della community network dell'Emilia Romagna per l'organizzazione di tutta la dotazione pianificatoria, quindi il realizzato, il realizzabile, il pianificato e le potenzialità espresse nei piani. Lo stiamo facendo pensando di utilizzare il criterio dell'open data, quindi mettendo a disposizione di tutti i soggetti che ne vogliono fare uso tutto questo patrimonio, in modo tale che ci sia una stratificazione di conoscenza a disposizione di tutti, e questo è un lavoro, diciamo così, istituzionalmente credo utile, una sorta di servizio alla conoscenza che è indispensabile, è la premessa a qualsiasi discussione. Il secondo è il merito. Abbiamo già detto che la pista legislativa, che poi è prima culturale, poi politica, infine legislativa, e come regione abbiamo scelto, è quella di dotare le amministrazioni di strumenti via via sempre più raffinati per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è contenere, ridurre,
determinare il consumo improprio di suolo, uso diciamo così il termine più dettagliato che proponeva prima l'assessore, e dall'altra parte è del tutto evidente che a questo deve necessariamente corrispondere una poderosa attività di rigenerazione, di riqualificazione urbana, che è il tema vero delle nostre, dei nostri territori, lo è per le nostre città. E da questo punto di vista, non solamente per avendo in mente parametri di tipo quantitativo, uso meno agricolo, quindi la domanda o le necessità le vado a ritrovare nel territorio urbanizzato, che è l'elemento, diciamo così, quantitativamente significativo, ma esiste un problema gigantesco delle nostre città di riqualificazione, non solamente in termini edilizi e urbanistici, ma in termini sociali. E questo è il tema che abbiamo davanti, che io dicevo prima, cioè la città vissuta, la città comunità, la città relazioni. Tutto questo lo puoi ritrovare nella misura in cui la riqualificazione urbana non è più intesa come 10 anni fa, 15 anni fa o 20 anni fa, dove avevi il problema di recuperare quello spazio, quell'edificio, quel comparto, ma devi recuperare un sistema di relazioni all'interno di un territorio, di un'area definita. Da questo punto di vista abbiamo straordinarie occasioni, ce le stiamo dicendo e le stiamo trasformando in norme. La riqualificazione dal punto di vista della sicurezza, in termini di sicurezza infrastrutturale, sismica, la rigenerazione in termini di prestazioni di efficienza, di affidabilità, di sostenibilità energetica e ambientale. Cioè, questi ingredienti stanno diventando e sono diventati via via norme regionali, sono state introiettate dagli strumenti di pianificazione locali, hanno cominciato anche a innervare quella batteria di strumenti di pianificazione concordata, no? Le convenzioni, gli accordi, eccetera, che sono sempre di più il luogo dell'incontro di tensioni, interessi diversi, però che assumono questi come parametri fondamentali, la qualità e l'innovazione anche dentro la rigenerazione urbanistica. Quindi, da questo punto di vista stiamo lavorando ad una norma regionale sulla semplificazione edilizia che aiuti questi processi guardando alla rigenerazione e alla riqualificazione. Stiamo lavorando ad una legge regionale sulla riqualificazione urbana, intesa nei termini che dicevo prima, e quindi riuscire a fare un po' di sintesi, anche lì cercando di semplificare i percorsi e spingendo la propensione a lavorare su questi temi piuttosto che no. È del tutto evidente che tutto questo funziona se è incentivata questa parte e è disincentivata quell'altra. Si può usare la metafora della fiscalità sul lavoro, no? Alcuni dicono, io condivido, che è meglio appesantire la fiscalità sul lavoro precario e alleggerirla sul lavoro stabile. Allo stesso modo dobbiamo lavorare dalle norme nazionali a quelle locali per aumentare la convenienza di intervenire sul costruito in termini complessivi, non solamente sul singolo edificio, e rendere molto più difficile, molto più anche economicamente pesante intervenire sul territorio agricolo, in particolare sul territorio agricolo che corrisponde a quelle impronte eccetera eccetera che ho sentito prima. Cioè, di suo il ragionamento che è stato fatto stamattina non viene. Non è un processo naturale quello di preservare, purtroppo, qui c'è, apriremo un dibattito diciamo così, un po' troppo complicato, ma dobbiamo diciamo così, incanalarlo verso questi elementi sapendo che abbiamo di fronte spinte e controspinte che non sono solamente riconducibili alla volontà politica dell'amministrazione o alla buona volontà del singolo amministratore. Chiudo rapidamente con il tema delle infrastrutture, perché è un tema che ci portiamo e ci porteremo dietro per molto tempo. Guarda, qui c'è una pianificazione fatta ormai 20 anni fa e il problema gigantesco di questo paese, anche di questa regione, è che il dibattito continua perché le opere non vengono fatte. E io dico così perché noi non stiamo prevedendo opere nuove ormai da più di 10 anni. Non c'è stata più nessuna programmazione, nessuna pianificazione, non c'è stato più nessun progetto nuovo, rilevante di questa regione ormai, possiamo dire, da 10-15 anni, ma siamo ancora nella,
nell'attività di realizzazione, in molti casi anche di ripensamento di opere infrastrutturali programmate dentro ad un quadro più o meno condiviso, non sto dicendo che siccome sono vecchie sono per forza condivise, sono però figlie di una strategia di infrastrutturazione di questa regione sulle quali il dibattito apparentemente si era concluso e si era passati attraverso alla fase della realizzazione. E quella realizzazione non dura 2 anni, ne dura 7, 8, 10, un po' per il dibattito, un po' per le difficoltà, un po' per le normative, un po' anche per, ovviamente, da ultimo anche per la crisi economica. Allora, io sono, da questo punto di vista, per usare anche qui un atteggiamento molto pragmatico e razionale, ben difficilmente faremo la sintesi fra posizioni estreme o assolutamente contrapposte. Cioè, chi sostiene che non bisogna mai più fare strade o autostrade in questo paese perché c'è l'alternativa secca della ferrovia, ovviamente in termini relativi posso essere d'accordo, in termini assoluti spesso no, quindi si tratta di valutare caso per caso. Da questo punto di vista prendiamo il caso della Cispadana, che è emblematico perché ci sta facendo discutere ormai da tantissimi anni. Siamo nella fase attuativa, non siamo nella fase di discussione se farla o non farla. Da questo punto di vista noi vediamo, esprimo la posizione della Regione ovviamente, noi vediamo confermate le ragioni di realizzazione di quell'infrastruttura, pigliandola da tanti punti di vista, no? Che anche la recente situazione drammatica dell'anno scorso, io credo in parte ci abbia confermato. Dopodiché si tratta di capire come quell'infrastruttura viene realizzata e inserita dentro degli strumenti di pianificazione che non costituiscano un volano per nuova infrastrutturazione o urbanizzazione, ma appunto come infrastruttura di servizio che corrisponde ad altri criteri, ad altri obiettivi che non quelli, diciamo così, riconducibili ad una logica anni 60, che oggi francamente non condivideremo, non condividiamo e non stiamo nemmeno praticando. Quindi, sotto questo profilo, io credo rimarranno problemi di come dire, condivisione da parte di soggetti, come può essere Legambiente e anche altri. Dall'altra, noi la collochiamo dentro a questo ragionamento che ha una sua specificità e sulla quale saremo disponibili ovviamente anche a proseguire il confronto, intanto che andiamo avanti tra quegli altri, perché poi le discussioni vanno bene se alla fine c'è una decisione, perché altrimenti diventano puramente accademiche. Grazie. Grazie Assessore. Allora, Francesco Ferrante, il tema del premiare chi usa territorio già urbanizzato per riqualificare le città e aumentare lo standard qualitativo e non premiare ma penalizzare chi invece consuma del suolo. Ecco, questo tema, ecco, a livello nazionale come lo avete declinato? Sì, voi mi perdonerete se, diciamo, per sostenere gli argomenti che vorrò proporvi utilizzerò dati più nazionali che non, e quindi vi chiedo lo sforzo di poi in qualche maniera dal punto di vista immaginarvi cosa questo significa sul vostro territorio, anche se per i dati che ho visto siamo più o meno in media, qua c'è una grande differenza nel bene o nel male rispetto a quello che succede in giro per l'Italia. Con una premessa, da circa 30 anni dalla caduta delle ideologie, noi siamo tutti, diciamo, sempre attenti a sostenere che bisogna appunto avere un atteggiamento pragmatico e concreto, questo vale anche per la Legambiente, e non avere un atteggiamento ideologico, con un'avvertenza che però vorrei, diciamo, dire a tutti, a noi per primi: ciò non può significare che viene meno un'idea di città, utilizzo del suolo, scelta, eccetera. Non è che siccome rifuggiamo e abbiamo superato la fase di ideologie il fatto della pratica
della pragmatismo significa rinunciare ad avere un'idea. C'è stato per esempio una stagione dell'urbanistica anche di sinistra che pensava che, diciamo, che passava tutti noi a pianificare facendo, che è una stagione su cui riflettere, cioè forse invece è il caso di avere un'idea di come si vuole gestire il territorio, e a partire da quello di gestire il territorio poi si fanno sulla base di quell'idea, di quell'impostazione, delle scelte concrete e pratiche. Allora, noi siamo partiti da quell'idea dovuta ad alcuni dati che vi dico. La copertura, diciamo, artificiale del nostro paese è il 7,3%, per cui diciamo, non sono discutibili, è il 7,3%. La media in Europa è il 4,3%, questa è la differenza. E anche ammesso il fatto che questo paese avrà densità, diciamo, di popolazione maggiore di quello che può essere in Germania, non, tu hai, secondo quei dati, un eccesso di copertura artificiale rispetto al dato atteso di almeno il 20%, cioè si dovrebbe avere intorno al 6, invece siamo al 7 e rotti. Dato, adesso, fotografia. Se proviamo a fare un film degli ultimi 10 anni, negli ultimi 10 anni, a fronte di un aumento della popolazione di circa il 4%, abbiamo costruito 1,5 milioni di case. Diciamo, è questo che è una cosa assolutamente abnorme, appunto, rispetto all'aumento di popolazione. E così via, potrei darvi tanti altri numeri che vi risparmio nel consumo. E a fronte di questo, però, noi sappiamo, sempre dati IFED in quel caso, che ci sono nelle città consolidate, cioè nella città, quella che c'è adesso, qualcosa come 130 milioni di metri quadri di aree dismesse. Questo è il dato, diciamo, di fotografia ed esistente, diciamo, anche dal punto di vista di costruire, da ambientalista che ama la difesa del suolo, dice: guarda, ce lo stai cementificando tutto, c'è una vuota, lascia perdere. E poi c'è anche un dato economico, perché il disegno di legge su cui mi avete invitato a ragionare è un disegno di legge che porta la prima firma di Della Seta, che, diciamo, è noto alla Lega Ambiente quanto me, ma soprattutto è, diciamo, frutto di un lavoro fatto da un gruppo interparlamentare sulla gente urbana, di cui protagonisti erano Vitali, che è uno, diciamo, pure qui da queste parti noto, ed era fatto anche in maniera, diciamo, trasversale, perché bipartisan, perché c'erano anche firme di colleghi che non erano del centro-sinistra. Perché? Perché veniva da un incrocio anche con, come dire, gli interessi economici concreti, con l'ANCE ultimamente, non a caso fa campagna anche con la Lega Ambiente, ma fa un ragionamento non di, diciamo, mecenatismo, non è una conversione, scusate, una conversione dell'ambientalismo ai costruttori italiani, ma diciamo, un ragionamento concreto che dice: in una fase di crisi di questo genere, senza risorse, riusciamo a ragionare sulla riqualificazione, sulla rigenerazione urbana, piuttosto che illuderci che ci possa essere un'espansione, un'ennesima espansione con quei dati che abbiamo visto, un po' perché c'è un limite fisico, diciamo, poi a un certo punto finisce il territorio dove si può espandere, un po' perché mancano quindi le risorse economiche per farlo. Da qui nasce il disegno di legge che ha quei due obiettivi, si propone quei due obiettivi che adesso Enrico ricordava sinteticamente, erano quelli su cui ci sollecitava anche l'assessore prima, cioè oggi è vero che anche volendo, anche avendo un'idea in testa e non lasciandosi trascinare dagli eventi, anche avendoci un'idea in testa, un amministratore locale, se deve fare i conti, poi deve far tornare i conti per assicurare i servizi ai suoi cittadini, 9 volte su 10 l'unica cosa su cui, diciamo, può contare come entrate, e sono quelle che poi determinano l'aumento del consumo di suolo. Perdonatemi una parentesi da questo punto di vista, io non sono tanto d'accordo invece con i due assessori
sulla necessità di aggiungerci un aggettivo al consumo di suolo, proprio per il motivo improprio, proprio per il motivo di cui sopra. Intanto noi cerchiamo di eliminare il consumo di suolo, poi partiamo da quell'idea, partiamo dall'idea che il consumo abbiamo già dato e che quindi dobbiamo riqualificare e rigenerare quello che c'è e quindi non consumiamo più suolo, poi eventualmente facciamo l'eccezione, andiamo al contrario, cioè andiamo al contrario e diciamo no, guarda, questa è proprio una cosa su cui non, che non possiamo fare nella città consolidata, e pensiamo a vedere se come farla nella maniera compatibile, possibilmente senza fare, ma intanto eliminiamo il consumo di suolo. Diciamo, chiusa la parentesi sull'aggettivazione, dicevo, come fare allora a provare a dare una mano alle amministrazioni virtuose e comunque dare un'indicazione, perché noi agiamo su un terreno legislativo assai delicato, perché diciamo, le competenze, come sapete, da questo punto di vista, diciamo, anche grazie alla riforma del titolo quinto, che diciamo, è altro elemento su cui sarebbe utile prima o poi fare una riflessione approfondita, sono aumentate ed è complicato fare una legislazione nazionale su questi argomenti. Ogni volta che ci si è provato, c'era una battuta in generale del Parlamento, ogni volta ci si provava cadeva a fine della legislatura, ma anche in questo caso il disegno di legge che vi scegli di andare consumare suolo fino a tre volte di più degli oneri di urbanizzazione. Cioè, stabilisci un principio: se tu mi usi, vuoi utilizzare un suolo che non è già urbanizzato, devi pagare di più, quindi oltre agli oneri di urbanizzazione mi paghi fino a tre volte di più quel valore. Non è perché diciamo si utilizza la questione economica, sia per appunto indicare una strada, sia perché nazionalmente noi non possiamo vietare alcunché, cioè non è che noi possiamo fare una legge per cui il Parlamento dice che non si può più utilizzare suolo che non sia già urbanizzato, questo è anticostituzionale, quindi abbiamo utilizzato piuttosto la leva diciamo economica, cioè abbiamo disincentivato quella scelta, o quantomeno fatta pagare in modo tale che si possa diciamo in qualche maniera ricompensare da altre maniere. È evidente che è un compromesso rispetto a ciò che dicevo prima, che secondo me sarebbe utile fermarsi, ma comunque un'indicazione. L'altro pilastro è quello che invece al contrario si alleggeriscono gli oneri, la proposta di legge alleggerisce gli oneri fiscali, nonché anche quelli successivi, cioè poi il pagamento dell'IMU per un certo periodo, laddove tu invece intervenga nelle aree urbane, quelle aree dismesse, quelle aree da riqualificare, quelle aree da rigenerare, è pieno, io soltanto per venire qua, diciamo anche in questa città ci sono aree da rigenerare e riqualificare in maniera del tutto evidente, ma vale per tutta Italia, in qualunque città, grande e piccola e media, per cui non c'è un problema di questo genere. Quindi io diciamo ora, a parte le battute su questa legislatura, che veramente diciamo, è difficile davvero vedere la durata, il nostro impegno era comunque, no? Addirittura dall'inizio, il nostro impegno era comunque far ripresentare questa legge su cui avevamo appunto trovato un qualche elemento di accordo bipartisan, con un'avvertenza, con un'ultima diciamo, osservazione su cui vorrei chiudere. Lorenzo Frattini diceva, secondo me molto bene all'inizio, rispetto a qualche anno fa gli ambientalisti hanno vinto in qualche maniera una battaglia culturale, per cui dall'uso del termine, al fatto che comunque questo è un tema, dal fatto che appunto i costruttori sono diventati, l'ANCE è diventato partner di Lega Ambiente in alcune azioni, cosa che fino a qualche anno fa sarebbe apparso assai strano e curioso, ma a fronte di questa diciamo
vittoria culturale forse eccessivo, però diciamo successo dal punto di vista dell'impostazione culturale, ancora manca molto dal punto di vista delle scelte politiche concrete. Io su questo, diciamo, mi sembra che dobbiamo ancora stressarlo questo argomento. Io non per toccare un punto che so essere, diciamo, parecchio discusso, ma questa storia della rossata cispadana, a me, io continuo a non capire. Nel senso, io sono venuto qua qualche tempo fa in questa stessa sala a un dibattito organizzato da Lega Ambiente e dagli altri comitati che erano dichiaratamente contro questa scelta, e ovviamente io sono venuto, ero in quel momento Piero Dito senatore del Partito Democratico, adesso sono anche più libero di dire ciò che penso, all'epoca ero, quindi mi sono ben guardato da smentire la posizione del mio partito, perché credo che sia una questione di lealtà. Però onestamente, siccome sono stato chiamato ovviamente giustamente dal segretario del PD del posto, dall'assessore, dai colleghi parlamentari, ho parlato con tutti, non mi avete convinto. Cioè, il ragionamento che tu fai, Peri, che è giustissimo, che in questo paese si discute a lungo di opere che poi non vengono mai fatte, diciamo il ponte sullo stretto è il massimo, no? Okay. Il ponte sullo stretto è straordinario. Io mi ricordo una volta che fummo ricevuti da Scalfaro, Presidente della Repubblica Scalfaro, con l'ambiente, perché gli dovevamo portare il rapporto Ecomafie. Era uno di quei momenti in cui periodicamente Berlusconi citava, no, sta storia del ponte sullo stretto, e Scalfaro ci disse: ma io mi state a preoccupare del ponte sullo stretto, ieri alla Costituente già se ne parlava, non si farà mai. E diciamo, quello è il massimo del... Altre cose sono così. Ora, io non è che lo difendo questo modo di fare, sarebbe bene che le opere, se si scelgono di fare, poi in tempi rapidi si realizzino. Però fatto si è che il mondo intanto cambia, il mondo intanto cambia. No, io non riesco a capire, questo vi chiedo, non lo so, è un punto di domanda aperto, se rispetto a quando si decise di fare quella infrastruttura le cose non siano invece cambiate oggi dei termini economici, di attenzione al consumo del suolo, di attenzione alle destinazioni che quel suolo deve avere, il trasporto delle merci come è cambiato e qual è l'idea che dobbiamo avere del futuro, se tutto ciò non richiede un ripensamento. Io, a me, diciamo, non, ancora, tuttora non sono convinto della soluzione. E chiudo guardando direttamente il nostro ospite, diciamo, rappresentante degli agricoltori, che tutto questo ragionamento non può non intrecciarsi con le scelte di politica agricola, non può non intrecciarsi, perché il consumo del suolo non urbanizzato non è tutto agricolo, è evidente, non è così, però le scelte sulle politiche agricole sono fondamentali per incrociarsi con quelle di avere urbanistico, perché tu devi agire da tutti e due fronti. Se noi facciamo tutte le scelte migliori per evitare che si allarghi il cemento in aree agricole e poi non facciamo nulla, per cui quell'area agricola diventa un'area marginale e abbandonata, non abbiamo fatto granché per il dissesto del suolo, abbiamo fatto una cosa a metà. Non è che io sia un appassionato, appunto, ideologicamente a favore dei rovi contro il cemento, ho un'idea di uno sviluppo che, diciamo, tuteli la biodiversità, salvaguardi la biodiversità, ma salvaguardi anche il paesaggio italiano. Allora, le scelte sull'agricoltura sono fondamentali, e questi sono dei giorni assolutamente, perché a livello europeo si stanno decidendo le cose importanti, perché la Commissione ha fatto già una proposta, il Parlamento, non mi ricordo più quando, il 21 marzo mi pare che si riunisca il Parlamento europeo per fare una scelta importante sulla politica agricola comunitaria, perché è del tutto evidente che se noi spingiamo finalmente, non soltanto a parole ma nei fatti e con le risorse,
quel secondo pilastro, quello che aiuta l'agricoltura multifunzionale, cioè quella che oltre alla sua vocazione fondamentale e primaria, che deve essere quella di produzione cibo buono e di qualità, tipico e quant'altro, ma diciamo sostenga la funzione dell'agricoltura anche in termini di appunto difesa del paesaggio, di lotta al dissesto del suolo e compagnia bella, se facciamo questo abbiamo più armi forse per combattere anche la battaglia che, su cui oggi la Lega Ambiente ci ha chiamato a discutere. Grazie Francesco, hai tirato un assist al mondo dell'agricoltura. Io invito Garagnani a fare un intervento e a lui pongo anche un'altra riflessione, che è questo. Noi ragioniamo in termini di consumo di suolo, ma suolo agricolo. Ci sono nella nostra provincia, nelle province anche dell'Emilia Romagna, delle colture pregiate, no? Chiamiamo i prodotti tipici, citiamo il parmigiano reggiano, citiamo i lambruschi, eccetera. Quindi un salto culturale nella pianificazione potrebbe essere quello di declinare la perennizzazione di questi suoli agricoli, cioè vincolare questi suoli agricoli ad essere, diciamo così, portatori di questi alimenti pregiati, no? che investono anche l'economia. Da una parte un assist, dall'altra una cosa provocatorissima. Proverò a rispondere. Intanto grazie a nome mio, io sono presidente di Confagricoltura Emilia Romagna. Ci incrociamo spesso con Lega Ambiente nelle nostre attività a livello regionale con Lorenzo e non sempre ci troviamo d'accordo sui temi, questo non è assolutamente un problema sottolinearlo, ma molto spesso invece in questo caso in particolare ci troviamo perfettamente sulla stessa linea. Io devo dire che quando ho ricevuto l'opportunità di leggere il libro prima di venire oggi qui mi sono quasi stupito di trovare non solo nella fase introduttiva, ma anche negli approfondimenti successivi, anche termini, anche posizioni abbastanza forti che potrebbero essere tranquillamente essere sottoscrivibili e firmabili anche da appunto un sindacato di reazione puramente agricola come Confagricoltura. Ma per un motivo molto semplice, perché in realtà sul termine consumo di suolo, su quello che sta accadendo negli ultimi 20-30 anni tuttora in Italia sul consumo di suolo, è difficile avere posizioni diverse. E uso il termine di consumo di suolo, assessore, in questo caso sottolineato, perché per un agricoltore è difficile parlare d'altro, cioè il suolo è il nostro principale elemento, fattore di produzione, senza suolo la nostra attività, prima parafrasiamo salendo le scale una pubblicità di un noto orologio, toglietemi tutto ma non il suolo, perché senza di quello fare agricoltura per noi, fare il parmigiano reggiano, fare i nostri prodotti eccezionali che aiutano l'Italia sui mercati internazionali sarebbe estremamente complesso. Ovviamente l'approccio non è necessariamente lo stesso, ovviamente l'analisi ha sfaccettature, ha aspetti che sono diversi. Io capisco e diciamo, vorrei anche approfondire tutti i temi della teoria del fingerprinting, del footprinting, diciamo che non posso trovarmi perfettamente d'accordo su alcuni aspetti, non condivido alcune impostazioni, non condivido alcuni parametri, ad esempio ne cito soltanto uno, ma per farle capire che sono stato molto attento alla presentazione, la parte della produzione di frumento, cioè 3,6 tonnellate ettaro, diciamo oggi in Italia, forse anche grazie al famoso incremento di 9 volte il consumo di concime azotati, che però mi sembra un po' eccessivo, è stata superata. Quindi mentre mi riconosco assolutamente nella necessità di individuare anche un parametro di consumo di terreno per individuare quanto di questo ci sia bisogno per poter produrre il famoso cibo in quantità e qualità sufficiente per le nostre comunità, allo stesso tempo magari avremo tempo in modo di confrontarci per arrivare a parametri riconoscibili da tutti. Oltre a ciò c'è anche tutto il tema che è assolutamente toccato nel libro e questa è una delle parti che
diciamo, mi sono stupito positivamente di trovare, c'è quella parte di territorio italiano, ricordiamo che il territorio italiano mediamente per il 50% è SAU, quindi in quel senso non mi interessa molto, c'è un altro 50% che non lo è, ma di quest'altro 50% il 9-10% non è né impermeabilizzato né cementificato né urbanizzato, cioè il terreno abbandonato o in coto abbandonato. Questo per noi è un tema importante e mi leggo all'intervento di Ferrante ed è lì che volevo arrivare, di qui mi trovo di nuovo a coincidere le posizioni perché mi ha strappato la mia conclusione, nel senso che quello è stato abbandonato perché l'agricoltura non ha trovato reddito sufficiente per rimanerci ed è esattamente lì il punto in cui diciamo l'anello debole come sempre purtroppo, cioè può essere un anello forte perché produciamo ciò di cui tutti viviamo, ma siamo l'anello debole perché economicamente non c'è nulla da fare, gli ultimi 30 anni ci vedono in questa posizione, siamo estremamente esposti a tutte quelle che sono le scelte di pianificazione più o meno corretta urbanistica e a tutte le scelte di speculazione più o meno che sono solo scorrette di tipo urbanistica, perché non avendo l'elemento economico dalla nostra parte è evidente che ci troviamo di fronte come bandiera al vento a offerte che è difficile molto spesso rifiutare. 1.200.000 ettari oggi in Italia sarebbero coltivabili, non lo sono perché economicamente non ne vale la pena. 1.200.000 ettari, voglio riportarvi il dato esatto, perché Confagricoltura studia questo fenomeno che adesso è correttamente grazie all'azione di organizzazioni importanti come Legambiente sulla bocca di tutti, ma prima lo erano solo, diciamo, vedete i lavori, fin dai censimenti precedenti, sicuramente quelli del 2000 o qui le nostre elaborazioni, questo meccanismo proprio di abbandono che non corrisponde poi alla sostituzione con terreni realizzati e cementificato. Elementi questi che ci sono di altrettanto interesse, perché a parte una sottrazione di terreno per la produzione di cibo e per noi per la PLV, parliamoci chiaro, non interessa il fatturato, interessa rimanere in campagna perché abbiamo il reddito per sopravvivere, c'è poi anche tutto quell'aspetto invece di danni indiretti, in particolar modo mi riferisco al discorso di sesto idrogeologico, dati dalla impermeabilizzazione. Questo sia noi direttamente, sia indirettamente ai vari enti strumentali, vedi i consorzi di bonifica che in Emilia Romagna sono tra le poche regioni in cui era un'azione effettivamente estremamente importante e insostituibile, in cui un consumo, in questo caso un'impermeabilizzazione eccessiva di suolo non correttamente pianificata e soprattutto non accompagnata da un'invarianza idraulica che sarebbe prevista dalla legge, comportano poi per il mondo agricolo degli effetti indiretti di danno. Mi spiego meglio, è molto più comodo, meno costoso e più diciamo, sistemabile allagare 10 ettari di grano che non mandare sott'acqua dei capannoni. È corretto, è giusto, cioè è giusto che una comunità faccia questa scelta. Diciamo che il proprietario di quei 10 ettari, quando si vede rompere un argine, perché sai, dopo a valle c'è cioè il problema della zona industriale, insomma, magari mi viene in mente, ma non potevate pensare che non era il caso di andare a urbanizzare dentro una goletta di fiume o in un'area chiaramente a rischio, come vuol dire, è abbastanza chiaro, visibile e riconoscibile nel nostro stesso mondo. Io tra l'altro sottolineo, sono agricoltore qui tra Modena e Bologna, quindi diciamo, il mio mestiere è produrre latte, produrre parmigiano reggiano, sono chiaramente inserito qui e personalmente inserito in un tema che è quello di oggi. Quindi in realtà senza farla troppo lunga, noi su questo argomento ci siamo, siamo ben contenti tra l'altro di poterci confrontare e accompagnare insieme in un percorso di tipo scientifico e quindi parlandoci molto chiaramente di quelli che sono i rispettivi punti di vista e parametri riconoscibili, un'ulteriore acculturazione e magari anche un ulteriore accompagnamento della regione nella ricerca di quello che deve essere lo strumento che tutela il suolo in tutte le sue forme. Ci piacerebbe molto che tutta quella stratificazione normativa che è ai livelli più alti possibili in Italia, che è quella dell'Emilia Romagna, possa avere in futuro azione cogente, ma maggior ruolo di cogenza. Noi ci troviamo, Assessore Peri, ma ne abbiamo già parlato, in una situazione di difficoltà quando tutti questi strumenti che si accavallano comunque a cascata, uno deriva dall'altro, PTR, PTCP, PSC, POC, eccetera, eccetera, tutte le acque, varianti delle acque, Samoggia, non Samoggia, Panaro. Quando non c'è una cogenza di un livello sull'altro, ci si trova spesso in una difficoltà data dall'interpretazione normativa dei vari livelli della pubblica amministrazione
in cui forse qualcuno si sguazza, in cui forse PSC, diciamo sovracomunali, possono rappresentare sicuramente un miglioramento, ma qui finché non ci si arriva abbiamo trovato urbanizzazioni di comuni confinanti che hanno stravolto delle intere aree agricole, perché probabilmente nell'area superficie di quel comune era corretto, ma guardandoli con occhio più alto, se ci fosse stato un occhio più alto cogente probabilmente non sarebbe stato possibile. Detto questo, aiutateci ad aumentare il reddito di agricoltura in Campania, signori di Legambiente. Noi siamo lì che lo facciamo da sempre, il suolo, ribadisco, è il nostro terreno, è il nostro campo di battaglia, siamo a disposizione per continuare a produrre quel cibo in quantità e qualità di cui tutti abbiamo bisogno, siamo disponibili a tenere in piedi le montagne con il nostro lavoro nella rigenerazione delle acque, ma se non abbiamo il reddito non lo possiamo. Poi assisteremo a tanti fenomeni degradati successivi via via uno dietro l'altro, agricolture diverse, non entro nel discorso di chilometri zero di nazionalizzazione, questo è un altro discorso, ma il tema è redditività e margine per l'agricoltura, ma sicuramente l'abbandono dei territori penso non faccia bene a nessuno. Grazie. Ecco, della cogenza, no? degli strumenti urbanistici che citava Garagnani, mi fa venire in mente che in effetti quello che è un po' anche il dibattito sul consumo dei suolo che i singoli PS possono o non possono attuare, in realtà è determinato da degli indirizzi generali che noi troviamo sia nella legge 6 che nei PTCP, e qui quindi vista la presenza dell'ex dirigente alla pianificazione urbanistica della provincia di Modena, Riuccio Nora, che ha attuato, che ha costruito il PTCP di Modena, chiedo questa cogenza dello strumento urbanistico, come l'ha interpretata e come secondo lui dovrebbe essere invece diciamo modificata nella legislazione regionale. Grazie. Questa è una fase nuova, la crisi economica, sociale e culturale, oltre che ambientale, ci obbliga, ci costringe a ripensare scelte e strumenti fatti nel tempo. Noi non possiamo uscire da questa crisi con gli stessi obiettivi che avevamo prima, con gli stessi strumenti che avevamo prima, con le stesse modalità che avevamo prima. Cioè la crisi ci impone di farlo, io credo che ce lo imponga anche la cultura, l'adesione a nuovi valori come quelli della sostenibilità, che mettono in discussione anch'essi le scelte precedenti, che non hanno funzionato perché ci hanno consegnato questa crisi, e quindi riproporle tale quale sarebbe sciocco, però intanto abbiamo maturato dei principi e degli obiettivi strategici di carattere generale nuovi. L'ambito territoriale di pianificazione ottimale sicuramente è una di queste novità che ci consegna questa fase. Il comune è sicuramente un ambito piccolo per avere una visione del proprio futuro. La legge regionale, il piano territoriale regionale, il piano territoriale di coordinamento provinciale invitano i comuni ad associarsi e a promuovere piani urbanistici sovracomunali. Questo sicuramente è già una novità che ci aiuta a avere una visione di noi più corrispondente alla verità, alla realtà. Se il comune è troppo piccolo per essere pianificato e visto isolatamente, non è vederlo in una forma più aggregata, ci aiuta molto a trovare delle soluzioni più durevoli, non contraddittorie con quello che succede nei comuni limitrofi. Era stato detto prima, una cosa che succede ai margini di un altro comune confligge con quello che è fatto dal comune vicino, e questo impedisce di trovare soluzioni primarie di produzione, sovrapposizione, contraddizione. Il
piano territoriale di coordinamento provinciale ha il compito di governare queste contraddizioni, condizione che i comuni poi con la loro sovranità seguano queste cose. Ad esempio il PTCP non l'ultimo, quello precedente di 10 anni fa, diceva e dava questa indicazione ai comuni: sviluppo urbano senza dilatazione. In questi ultimi 10 anni non si è mai costruito tanto, non si è mai dilatato tanto come negli anni precedenti. Allora, una lezione che è uscita dal dibattito di prima: aggettivare in modo generico a minimizzare il consumo di suolo, abbiamo il consumo di suolo, non è più sufficiente, perché l'abbiamo già fatto, non ha prodotto effetto. Abbiamo detto senza dilatazione, abbiamo dilatato assai. Minimizzare il consumo di suolo, quanto vuol dire? Quanto lo minimizziamo? Non sappiamo. Allora forse è il momento di scelte radicali: blocco al consumo di suolo a fini edificatori al di fuori del territorio urbano, comprese anche quelle aree urbane non edificate dentro il perimetro edificato non edificato. Abbiamo bisogno di scelte di questo tipo, perché sono le regole che ci diamo che orientano lo sviluppo della, ad esempio, della ripresa economica dell'edilizia, che sia essa o rigenerazione, riqualificazione o espansione. Se noi lasciamo la facoltà all'impresa di decidere se è meglio costruire un'area in espansione, un'area già edificata, sceglie di costruire in area vergine. I termini sono stati opzionati da tempo, e aggiunge alla rendita, al lavoro d'impresa, la rendita fondiaria, e siamo sicuri che non ci sarà riqualificazione, perché non c'è la convenienza di riqualificare se posso scegliere di edificare sul nuovo. Solo il giorno in cui si dirà stop al consumo di suolo, tutto il sistema delle imprese delle costruzioni e degli investimenti immobiliari si riorienterà alla riqualificazione, perché non ha un'opzione alternativa. E quindi questa scelta non è solo un problema, non è solo una scelta giusta per non erodere il terreno all'agricoltura o per salvaguardare i perimetri storici delle nostre città, è anche una scelta strategica per dare chance di successo alla riqualificazione e alla rigenerazione. Queste sono cose nuove, ma siccome il mercato poi si muove secondo delle regole che ci sono, o sulle stesse interne, ci sono sempre le regole sono un bene comune, non è che la deregolamentazione farà scomparire le regole, cambia solo il soggetto che le detta, se è la pubblica amministrazione nell'interesse comune o è il mercato con le sue regole interne per interessi speculativi di pochi. Non è che non ci sono regole, quindi noi dobbiamo fare in modo che le regole siano quelle che promuovono e che vengono concepite come bene comune, cioè come una modalità attraverso la quale perseguire qualità ambientale, distribuzione della ricchezza prodotta, servizi al cittadino, edilizia sociale, cioè tutto quello che riteniamo buono per la nostra comunità. Quindi noi abbiamo un momento storico. Ci sono delle scelte infrastrutturali che chiaramente sono datate. La Modena Sassuolo oggi ha senso rispetto a quando è stata pensata per la prima volta, è cambiato tutto. Il futuro delle produzioni industriali del comprensorio della ceramica non torneranno alle produzioni precedenti. Noi dobbiamo salvaguardare quel comparto, quel distretto industriale, ma sappiamo già che non tornerà a quelle produzioni. Quindi il trasporto delle merci su gomma da quel comparto verso il mondo è già cambiato e non tornerà come prima. Intanto stiamo investendo, stiamo potenziando sul ferro, ancora senso, sicuramente ha senso la prosecuzione di quell'autostrada fino allo scalo merci, compreso la riqualificazione del casello autostradale, ma questo è urgente che si compia questa connessione, quindi c'è anche bisogno di strade. In questo caso è fondamentale che l'Alto Brennero arrivi sino a quel comparto e si riordini col casello Modena Nord. Ma poi da lì andare a Sassuolo serve ancora, secondo me non serve più, ma se serve ancora andiamolo a verificare, a calcolare, perché
calcoli che abbiamo fatto quando li abbiamo pensati forse sono superati. Almeno studiamone questi fenomeni. La stessa Cispadan, che era una necessità storica, sì. Il piano della provincia degli anni 60 prevedeva la Cispadan. Il primo piano dei trasporti, si chiamava piano della viabilità, non ancora dei trasporti, il 69 prevedeva quella terra. Che poi si realizzava nel pezzo ferrarese verso il mare, ma mai nel nostro comparto. Che ci sia bisogno di una strada scorrevole e veloce che attraverso quel territorio è sicuramente necessario, ma che sia un'autostrada non è tutto da dimostrare. La strada serve alla nostra comunità perché è permeabile, viene usata da tutti. Un'autostrada va a due caselli, serve ad attraversare il flusso di mezzi che collegano le due autostrade dalla Padova a Bologna alla Brennero, transitano lì, non solo al servizio di quel territorio, una strada invece serve al servizio di quel territorio. È ancora necessario lo stesso progetto di finanza, secondo me, da ripensare. Pensiamo ancora che il progetto di finanza sia una cosa moderna, o comunque anche egli ha fatto il suo tempo. Cioè, questo è molto delle riflessioni, questa fase storica. Se c'è una crisi inedita, i vecchi strumenti non sono più in grado di affrontare le novità perché hanno in parte fallito. Quindi dobbiamo pensare a strumenti nuovi. Il fatto che in questo momento qui c'è questo dibattito, in un'altra sala assiste Ecologia e Libertà, sta facendo un altro momento di approfondimento sul dibattito sul futuro della città. È un fermento che è stimolato dall'avvio del nuovo strumento urbanistico comunale. È un elemento di vivacità a cui dobbiamo, e di interesse, a cui dobbiamo dare una risposta in modo nuovo, massimizzando lo strumento della partecipazione. In questo caso due esperienze spontanee, il Lega Ambiente o di Sinistra Ecologia e Libertà, l'amministrazione comunale avrà la possibilità di attivare un forum molto più esteso, molto più per i prossimi mesi, e ci aspettiamo che dalla partecipazione escano quei contributi a ricercare soluzioni nuove, nuovi problemi. Grazie. Grazie. Approfitto della presenza ancora per pochi minuti dell'assessore Giacomazzi per chiedere se qualcuno ha degli ulteriori un intervento, una domanda in specifico sulla vicenda modenese, e quindi sulla vicenda modenese possiamo approfittare della presenza ancora per 10 minuti l'assessore Giacomazzi, poi se invece vogliamo parlare di cose più generali possiamo demandare a dopo questo tipo di intervento. Vanni Bugarelli. Grazie. Ovviamente c'è pochissimo tempo, mi limito solo a qualche considerazione che mi sembra doveroso riproporre. Noi abbiamo fatto come PD ormai da 3 anni un lavoro di approfondimento su tutte queste questioni che riguardano gli aspetti della pianificazione, e vado molto rapidamente, non tanto incentrandomi sulla questione modenese, ma ancora su alcuni aspetti che riguardano la nostra regione e le cose che dovremmo fare nelle condizioni date. In primo ordine credo che ci sia veramente un problema culturale di conoscenza e di approfondimento. Credo che dobbiamo cogliere, uso il plurale perché insomma, ormai da una ventina d'anni mi occupo più intensamente ambientale, della pianificazione, della storia, eccetera, uso il plurale in questo senso, che dobbiamo approfittare del fatto che oggi l'attenzione dell'opinione pubblica, delle organizzazioni economiche, eccetera, a questi temi è del tutto nuova, radicalmente diversa, non abbiamo più lì degli oppositori, abbiamo degli interlocutori attivi, anzi in alcuni casi più avanti della stessa realtà politica, necessitati dalle condizioni, non per ragioni spirituali, ma per ragioni eminentemente concrete e molto, molto dirette. E questo è un terreno formidabile che va colto positivamente al più presto, ma abbiamo bisogno di una riflessione, di un approfondimento culturale più di fondo, tentando di superare non le ideologie che sono invece un sale fondamentale del pensiero di ognuno di noi, cioè il patrimonio di idee e di valori che ognuno di noi ha,
ma semmai i dogmi, cioè le acquisizioni d'arte, ciò che si considera un fatto statico e che invece va messo anche quello alla prova dei fatti. Faccio questa piccola distinzione anche così perché ogni tanto il lessico ha un suo valore e un suo significato. E allora mi rilancio un attimo alla cosa che diceva Francesco prima, Ferrante, non è solo un problema di idea di città, è un problema di idea di società. Allora, l'idea di società che ha fatto la nostra città, così come le conosciamo, fondamentalmente in 30 anni, anni 50, 60, 70, è un'idea che sul piano sociale, economico e politico è lontanissima dalla realtà di oggi. Non c'è più la piccola e media impresa così come l'abbiamo concepita, non c'è più il manifatturiero, anche se prendiamo adesso la visione fortemente manifatturiera, così come l'abbiamo concepito. Pensiamo soltanto alla residenzialità, alla stabilità del lavoro. Uno andava a lavorare e pensava probabilmente di cambiare forse due o tre volte lavoro in 35 anni di attività professionale. Oggi i fortunati che trovano lavoro a 22, 23, 25 anni sanno che forse durerà 6 mesi, 6 anni. C'è una variabilità fortissima. Allora qual è l'idea di città, di insediamento che dobbiamo ripensare e riprogettare? Avendo nella città costruita non un vincolo, ma un'opportunità. Scuole, infrastrutture, servizi, aree verdi sono un patrimonio straordinario su cui noi possiamo intervenire per riadattare alle nuove esigenze le nostre città. Anche qui con un discorso che per me deve essere innanzitutto di tipo qualitativo. I numeri, le cifre importanti, dopo, non prima. Qualitativo. Faccio due esempi per capirci. Abbiamo negli ultimi 10 anni una regione che è aumentata di più di 400.000 abitanti. C'è stata una crescita demografica significativa, 400.000 abitanti, al netto degli stranieri che non prendono la residenza. Quindi carichiamo. Faccio due esempi per capirci. Abbiamo negli ultimi 10 anni una regione che è aumentata di più di 400.000 abitanti. C'è stata una crescita demografica significativa, 400.000 abitanti, al netto degli stranieri che non prendono la residenza. Quindi carichiamo sul nostro territorio un fabbisogno abitativo che è significativo. La nostra provincia negli ultimi 10 anni è aumentata di 66.000 abitanti. Sicuramente quel ciclo è un ciclo che di fronte alla crisi, già vediamo le avvisaglie negli ultimi mesi del 2012,